fatto manifestazioni anche con infiltrazioni della criminalità che hanno comportato problemi. Adesso abbiamo avuto di recente manifestazioni che ci davano preoccupazione, per esempio il blocco delle stazioni ferroviarie. Là noi ci siamo impegnati particolarmente perché si tratta di un servizio pubblico, si tratta di un reato laddove fosse stato portato avanti l'iniziativa preannunciata e invece è andata per fortuna bene. Certo, la preoccupazione c'è perché vedo che i toni salgono sempre di più e il rischio è che ci siano degli estremismi che vanno poi a incidere su queste manifestazioni e vanno a toccare anche persone che casomai non avrebbero quella tendenza ma che possono confluire anche loro nelle manifestazioni con grande disagio per i cittadini.